deriva il titolo. Chi entra a Sant'Agnese in Agone, da Piazza Navona, si ritrova anzitutto davanti allo spettacolo di uno dei massimi gioielli del barocco, di Francesco Borromini, una chiesa incantevole con un ritmo architettonico che è musica. Ma appena si volta ha la sorpresa di tre grandi capolavori di El Greco, che per la prima volta giungono a Roma e che sono la prima porta spalancata in vista del Giubileo 2025. Una porta non fisica, ma spirituale, perché l'arte apre un varco tra il mondo sensibile e quello di Dio. El Greco fa sintesi di Oriente e di Occidente e sviluppa un linguaggio che li tiene insieme, con caratteristiche di icone bizantine, di botteghe di Tiziano e di Tintoretto, di disegni di Parmigianino o di composizioni michelangiolesche. Quindi è un'ottima sintesi della storia dell'arte cristiana e di alcuni grandi messaggi che vengono dalle varie famiglie della cristianità. Le sue figure ci sembrano un po' astratte e allungate, è una scelta voluta. Lui smaterializza i corpi, in qualche modo sceglie le proporzioni delle figure sulla base della loro gerarchia di significato e non sulla base dell'esattezza prospettica. Lo fa così come aveva imparato dalle icone d'Oriente che in gioventù sapeva dipingere da vero maestro. È un messaggio di carattere spirituale. L'obiettivo dell'arte, sta dicendo El Greco, non è riprodurre quello che vediamo, ma introdurre a quello che non sappiamo normalmente vedere, che sta subito dietro le cose. Nel Cristo che porta la croce, gli occhi rivolti verso l'alto, colpiti da una luce che li rende vivi, due piccoli tocchi di pennello bianco che danno una vibrazione toccante a quello sguardo, piena di luce e anche di serenità, perché il Cristo s'abbandona al Padre nel momento più impegnativo e critico della sua vicenda. E l'effetto si vede immediatamente. La croce che lui porta pare completamente priva di peso. Questa preparazione al Giubileo viene preparata dalla Via della Bellezza. Questo è un momento di contemplazione. Contempliamo non soltanto la bellezza operata da El Greco, ma contempliamo il mistero che lui ci vuole far conoscere. È sufficiente guardare alle mie spalle il volto di Cristo per rimanere impressionati, direi quasi commossi. Ecco, è una strada che ci dà speranza e ci consente anche di comprendere dove dobbiamo andare.